Conversazione seria. Alla sera conversazione con l'ingegnere, che è in Calabria da quattro anni, col pretore e con qualche altro impiegato. Ecco il sunto dei loro chiacchiere. I proprietari, se hanno un figlio, ne fanno un avvocato. Se ne hanno due, uno è avvocato, l'altro medico. Se tre, l'ultimo è farmacista. Ne avessero dieci. Nessuno studia per essere agricoltore. Il maggiorasco, abolito giuridicamente nel 1860, sopravvive negli usi, larvato con le scappatoie conestate dalla legge. Alle ragazze si assegnano doti su perizie false o esagerate. Ai cadetti, rassegnati, si danno lucciole per lanterne. Il primogenito ingoia tutto. La terra è ferocissima, coltivata male e non intensivamente. Il concime, per esempio, neppure si sa che sia. Spese per sementi non se ne fanno. Gli aratri sono rudimentali. La lavorazione è appena superficiale. L'allevamento del bestiame, mal fatto, con razze miserrime, senza criteri razionali. Per esempio neppur si hanno due distinte razze di bovi per lavoro e per macello il caseficio poco meno che sconosciuto la viticoltura affidata all'ignoto e al caso vengono la peronospera e la filossera trovano vigneti indifesi la proprietà subisce in provincia di Reggio Calabria ulteriore prima un riflesso del latifondismo siculo Malgrado ciò il contadino non è troppo depresso, e allora mi domando come si spiega l'immigrazione in America che ha portato via mezza popolazione. La sicurezza è dappertutto piena ed intiera, almeno dai dieci anni. Non vi sono affatto malviventi di mestiere, si potrebbe andare attorno con l'oro in mano. Le popolazioni sono ospitali, le osterie sono rovinate dalle ferrovie, la Malaria è in sensibile diminuzione, le lotte politiche sono assai accentuate, l'istruzione poco meno che nulla, i libri stampati nell'interno del paese non si sa cosa siano, i reati di sangue frequenti fra compaesani per questioni di gelosia, di sette, di donne e per ubriachezza, ma mai a scopo di furto o di rapina. Tardi vado a letto. Speculo nelle coltri, non c'è male, Dio me la mandi buona. Per oggi il cinematografo cessa di roteare.